La speranza che presto sarà certezza per la Liguria e per l'intero paese. Matteo! 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 Grazie, 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 grazie. Fatelo arrivare a casa di chi ci sta ascoltando via radio, via internet, via televisione, l'applauso di Genova, della Genova normale, democratica, che lavora, che non va in giro col volto coperto a minacciare, a far casino, perché gli squadristi sono fuori da questo teatro, non sono dentro questo teatro. I balordi sono fuori da questo teatro, non dentro questo teatro, perché a un'idea si corrisponde con un'altra idea, non con le minacce e con la violenza. Questo insegnano le mamme e i papà ai ragazzi che vengono su bene, però non tutte le mamme e i papà sono in grado di svolgere il loro compito educativo. Devo dire che non siamo qua per partecipare, non mi interessa partecipare, siamo qua per vincere. E noi ci toglieremo una bellissima soddisfazione, perché la davano per cosa loro, per cosa fatta. Questi non hanno vergogna, questi non hanno vergogna. Mi è arrivato un messaggio di un giornalista che mi chiede un commento all'importantissima dichiarazione politica di oggi dell'amica di Burlando, che non nomino, perché se non porta bene lui, penso che, visti i risultati. E qual è la dichiarazione di concetto della signora che ha twittato questa mattina? Cosa ha twittato? Sul porto, su Fincantieri, sul lavoro, sulla sicurezza, sugli invalidi, sulla sanità? No, sul pericolo fascista. La signora è preoccupata per i fascisti. E io li cercavo. E ha twittato: Salvini vuole liberare la Liguria, ma qui ci siamo già liberati per sempre 70 anni fa. Poi vai nel profilo Twitter della signora e vedi che dove c'è scritto lavoro c'è scritto assessore alla difesa del suolo. E io pensavo che le pagasse lo stipendio alla popolazione ligure per evitare le alluvioni, non per dare lezioni di storia agli alluvionati. E se questo è l'argomento che contrasta Edoardo Rixi, noi andiamo a vincere e la signora torna a casa a studiarsi il fascismo e il comunismo, se la diverte tanto, perché la pagavano per proteggere le vite che non ci sono più, per difendere il suolo. Se avesse dignità si ritirerebbe e direbbe: mi ha costretto il partito con delle primarie, con delle primarie cinesi, con io non lo, ma io non, questi possono veramente fare di tutto e pensano che la gente, perché gli apre una coop sotto casa, sia scema. Una signora che è pagata per difendere il suolo e vince le primarie coi voti di Alfano è una signora che ha dei problemi, che dovrebbe fare qualcos'altro, che dovrebbe parlare di ospedali, dei pronto soccorso, della puntualità dei treni, della spurcizia nelle vie. Genova è il centro storico più bello del mondo, ma se la gente non ci può mettere piede perché è in mano ai balordi, evidentemente non serve avere il centro storico più bello del mondo. Riprendiamocelo il centro storico più bello del mondo, viviamolo, apriamolo, con italiani e stranieri, con italiani e stranieri, perché l'immigrazione controllata, limitata e qualificata è un valore positivo.
L'immigrazione alla cazzo, alla Mare Nostrum, è un disastro. Io non voglio lo scontro civile. Io voglio andare in Via del Campo senza la scorta dei carabinieri. Via del Campo deve tornare a essere Genova, non una via senza quartiere, senza legge e senza confine. Non è possibile. E chi governa da 10 anni ha responsabilità. Noi stiamo costruendo un futuro. Noi stiamo costruendo una possibilità di futuro. Poi i liguri sono sovrani. Ci saranno 2 scelte a maggio: di quelli per cui va bene così e quelli a cui va bene così hanno la signora che studia il fascismo. Sanno chi scegliere. Quelli che ritengono che si potrebbe avere qualcosina in più non hanno altre scelte. Tutte le altre scelte sono perdenti a prescindere. Ce n'è una di scelta che può vincere. Noi siamo su questo palco non per dare indicazioni, lezioni, condizioni a Forza Italia, non mi interessa. Oggi in questo teatro nasce la possibilità di rilanciare la Liguria per i prossimi 10 anni. Chi è qua dentro oggi si è preso una bella responsabilità, perché il teatro della gioventù di oggi, e la gioventù sana è qua dentro, non è fuori a far casino, per intenderci. Chi è al teatro della gioventù di oggi non può tornare indietro. E siamo a disposizione, non vengo a fare il ligure perché sono milanese, anche se vengo in questa terra da quando ho 2 mesi di tempo, perché i miei nonni hanno avuto questa fortuna, anche se le tonsille me ne hanno tolte al Gaslini, perché ai tempi ci stava meglio al Gaslini che non a Milano, oggi temo che sia il contrario. Però veramente dispiace vedere che questo rischia di diventare un dormitorio di lusso. La Liguria non deve diventare il dopolavoro per chi ha risparmiato qualcosa e va a prendere un po' di caldo perché c'è qualche grado in più sul lungomare. Perché se diventi dormitorio, dopo 20 anni non sei più niente. Se non tieni qua i giovani migliori e li costringi ad andare a scappare per studiare o lavorare, tu stai preparando un futuro che non è ligure, ma che è altro. È il tentativo di sostituzione di popoli che stanno facendo a livello italiano ed europeo. Ieri è arrivato un fenomeno dell'ONU, è arrivato il signor Leon, che ha detto: attenzione, ci sono fra le 500.000 e il milione di persone pronte a partire dalla Libia. E quando lo dicevamo noi era allarmismo, no, ma che numeri sparate, se lo dice l'ONU. E oggi di più l'ONU aggiunge che se l'Italia farà un blocco navale nelle acque libiche, l'ONU è pronta a intervenire. Ma come, lo dicevamo noi, fino a ieri eravamo razzisti, facciamo sto blocco navale, qualcuno vada a svegliare il dormiente Alfano e gli faccia presente che come la signora era pagata per difendere il suolo, con esiti assolutamente brillanti, anche il ministro dell'interno sarebbe sulla carta pagato per difendere i confini e non per fare il taxista al fianco degli scafisti. Però chi si somiglia si piglia, chi vota Paita vota Alfano, fa scelte di vita, per carità di Dio. Io penso e spero che i nostri e i vostri figli meritino di altro. È vero, io mi ricordo alcune trattative in passato, si parlava della Lombardia, del Veneto, del Piemonte, della Sicilia, del Lazio, poi quando si arrivava alle varie ed eventuali, non so, avanzavano il Molise e la Liguria. A chi li diamo il Molise e la Liguria? Sembrava il gioco di carte del Ciapanò. No, la Liguria io no, la Liguria lui. La Liguria potrebbe essere una delle regioni più belle, più produttive, più giovani e più avanzate d'Europa. Cosa avete da invidiare alla Catalogna e a Barcellona? Il fatto che là hanno dei politici che lavorano per la loro gente. Qua ci sono dei politici che lavorano per qualcun altro. La Liguria non ha niente da invidiare alla Catalogna, Genova non ha niente da invidiare a Barcellona. Se ci riescono là, perché non ci dovremmo riuscire qua? E quindi per me, segretario della Lega Nord, la Liguria veniva prima
di regioni più grandi, di regioni più ricche, di regioni più popolose, non mi interessa, mi piange il cuore veder spegnersi una terra che ha dato i natali a gente che verrà ricordata per i prossimi 300 anni. Quindi dobbiamo difendere l'ultimo pescatore, l'ultimo floricoltore, l'ultimo negozio che rischia di chiudere. Questa è una filosofia di vita. Per la sinistra prima viene lo Stato e poi c'è il suddito. Per me prima viene il cittadino, che ha ragione a prescindere, e lo Stato è ladro a prescindere, o se no mi deve dimostrare il contrario. E questo vuol dire, andate a spiegarlo in questi 60 giorni, perché gli altri spenderanno una marea. Ecco, solo un piccolissimo problema: noi abbiamo idee, abbiamo entusiasmo, abbiamo donne, abbiamo uomini, gli altri hanno una marea di soldi, abbiamo questo qualcosina, ma io non farei a cambio fra soldi e idee. Gli lascio i loro soldi, gli lascio le loro televisioni, i loro giornali di regime. Andate a spiegare a chi si lamenta degli studi di settore che poi le cose si dicono e si fanno. Questa settimana la Camera ha bocciato la mozione della Lega per l'abolizione degli studi di settore, perché secondo qualcuno vanno bene così, coi voti del PD e dell'NCD. Ora poi non venite a lamentarvi, se lo Stato mi strangola, non ce la faccio a pagare le tasse, sono incongruo. Ma a Cuba o in Unione Sovietica è lo Stato che decide tu quanto secondo me guadagni quest'anno, e anche se c'è la crisi e non puoi guadagnare quello che decido io, se non vieni a dirmi che hai guadagnato quello, io ti multo perché mi freghi. In un paese normale uno Stato del genere viene preso a bastonate e finisce di vivere un quarto d'ora dopo, perché sono io a rispondere del mio lavoro, di quello che faccio, di quello che non faccio, e se mi avanza qualcosa ti do qualcosa. Ma questo vale per il principio del limite dell'uso del denaro contante. Ma perché uno Stato deve decidere che si paga o non si paga in contanti, è obbligatoria la carta di credito? Ma è per aiutare le banche, che poi aiutano Renzi, e Renzi aiuta le banche, e le banche aiutano Renzi, e Renzi aiuta le banche, e le banche aiutano Renzi. Non occorre uno scienziato. Quindi è chiaro che i banchieri in Liguria voteranno Paita. Ma quanti sono i banchieri in Liguria? 10? Allora, normalità vorrebbe che la signora prendesse 10 voti, perché quanti sono gli esodati, i cassintegrati, i disoccupati, gli alluvionati? Teoricamente non dovrebbero votare chi li ha esodati. La festa della donna, se io fossi donna domani mi incazzerei come un bufalo se uno viene lì con la mimosa, perché è una presa in giro. Se io fossi donna, però l'Italia è un paese strano, perché la Presidente della Camera Boldrini è preoccupata degli articoli e degli aggettivi. Ha scritto a tutti i parlamentari, uno dice la Presidente della Camera scrive a tutti i parlamentari per la festa della donna. Bene, farà lieto annuncio che si impegnerà al massimo per cancellare la legge Fornero che ha rovinato milioni di donne. Non so, è il Presidente della Camera? No. Impegna tutti a chiamare i ministri donna ministra e le deputate donna deputata. Ma vi pare normale? Ma secondo voi? Io veramente non... Però noi abbiamo presentato, a proposito delle donne, se vinciamo come vinciamo, mi piacerebbe che Regione Liguria copiasse, perché le buone idee vanno copiate, diciamo, cioè non nasciamo più intelligenti di altri, a favore delle donne, due iniziative che Regione Lombardia e Regione Veneto, che sono le uniche due guidate dalla Lega, stanno già attuando da tempo per migliorare la vita delle donne. Una, prima la Regione Veneto e poi la Regione Lombardia hanno aperto gli ospedali e gli ambulatori medici la sera fino alle 10 e nei fine settimana per permettere alle donne di andare a fare visite ed esami fuori dall'orario d'ufficio e fuori dall'orario di lavoro, di famiglia, senza spendere soldi per la babysitter, chiudere il negozio o andare
a inseguire i nonni, visto che l'Italia è una repubblica che più che sul lavoro è fondata sui nonni, perché se non ci fossero i nonni non so come. E in Veneto e in Lombardia 200.000 persone hanno usufruito di questa scelta politica, che costa, ma bisogna decidere dove metterli i soldi, per dire: l'esame, se non puoi farlo durante il giorno perché lavori, vieni a farlo alle 9 di sera, vieni a farlo alle 10 di sera. Ecco, alla donna cambia la vita essere chiamata deputata o avere l'ospedale aperto alle 10 di sera e magari la domenica per farti la mammografia o l'ecografia? Quelli badano alla forma, noi badiamo alla sostanza, ma questo vale per l'aiuto alle mamme e ai papà separati o divorziati con dei bimbi a carica. Io sono orgoglioso del fatto che la regione che governiamo, la mia terra, visto che questa è una nuova forma di povertà che sta aggredendo tantissime donne e tantissimi uomini, abbia aiutato 1500 mamme e papà separati e divorziati con bimbi a carico con un assegno di 400 euro al mese, con cui hanno comprato magari lo zainetto per il figlio, hanno affittato quel monolocale che gli permette di non andare a vivere in macchina, in cantina, in mezzo a una strada. Quella si occupa della deputata e della deputatessa. Noi cerchiamo di aiutare le mamme e le donne a essere mamme, a essere donne, a essere persone. La sicurezza: se non sei sicura, noi ci opporremo fino alla morte alla chiusura di 250 presidi delle forze dell'ordine in tutta Italia che il governo Renzi sta portando avanti. Come fai a chiudere 250 presidi in sicurezza? Se mi dai la mimosa, ma mezzo metro dopo un rom me la fotte, non è che mi hai fatto un gran regalo per la festa della donna. Sono cose. E però voi parlate alla pancia, così non prendete il voto dei moderati. Ma se il moderato subisce il nono furto in casa, secondo me non è più moderato, cioè, perché poi chi è il moderato? Io ho incontrato sta settimana notai, architetti, medici, avvocati, teoricamente mi hanno detto: no Salvini, lei non può prendere i loro voti perché mette la felpa. Ho detto: a parte il fatto che non è che se uno mette la felpa è uno zozzone e se uno non mette la felpa, però quelli sono dei poveretti. L'altro giorno era un dibattito televisivo giovedì con l'ex leader dei No Global, tal Francesco, ma l'Italia è un paese fantastico, perché tal Francesco Caruso, quello che diede degli assassini a Biagi e Treu, per intenderci a proposito di moderati, era lì elegante con la giacca, da ex leader dei disobbedienti, ex parlamentare di Rifondazione Comunista, adesso è docente universitario di sociologia dell'ambiente. A parte il fatto che lo vedo bene come consulente della Paita, lei assessore alla difesa del suolo e lui consulente di sociologia dell'ambiente. Una bella pala a tutti e due per spalare il fango, e poi vediamo se sanno usare la pala. Il problema non è la giacca, e questo pontificava dicendo sostanzialmente: tu che cosa vuoi che non sei laureato? Pensate la spocchia, se i laureati devono essere come Mario Monti, io preferisco la terza elementare, io preferisco, se il laureato è quello là, io restituisco il diploma di liceo classico e voglio la terza elementare, perché non voglio essere. Badiamo alla sostanza. In Liguria stiamo cercando di badare alla sostanza. Nei prossimi 60 giorni, guardate che la campagna elettorale è già finita, noi vinciamo o perdiamo in base a quello che farete voi nei prossimi 60 giorni, non in base a quello che dirà Bruno Vespa, la D'Urso. Io ce la metterò tutta. Io quando mi invitano vado in televisione non perché mi autoinvito, perché mi invitano evidentemente, e tolgo tempo non al lavoro, visto che a Bruxelles ho il doppio della produttività della metà dei deputati del Partito Democratico, che non so come impegnino il loro tempo, magari studiando sociologia dell'ambiente, però ci sono poco e producono poco. Però tolgo tempo alla famiglia, agli affetti, a tutto quello che c'è. Io oggi poi scappo qua alle 12:30 perché
dovevo andare a fare altri comizi, però uno ogni tanto si ferma e dice aspetta un attimo perché c'è mio figlio che gioca oggi pomeriggio a 11 anni contro il Milan e quindi non esiste comizio che tenga, oggi io devo andare a vedere mio figlio che gioca con gli altri bimbi, perché bisogna anche... Però voi in questi 60 giorni dovete sentirvi come gli svizzeri. Gli svizzeri sono militari tutta la vita. La Svizzera è un paese neutrale. Se dite Svizzera a chiunque viene in mente la tranquillità, la serenità, l'educazione, la raccolta differenziata, il formaggio coi buchi, Heidi. È il paese più tranquillo del mondo. Però loro sono in servizio militare dal giorno in cui nascono al giorno in cui muoiono. E se la patria chiama loro rispondono. E la Svizzera è la dimostrazione che il rispetto delle differenze e delle identità può essere un collante straordinario, perché la parlano in tedesco, parlano in francese, parlano in italiano, sono cattolici, sono protestanti, però sono svizzeri. A me piacerebbe questa d'Italia, il rispetto delle differenze. Per questa è nata la Lega, perché la Liguria è splendida se viene rispettata dallo Stato e alla Liguria viene permesso di essere Liguria. E questo vale per il Veneto, vale per la Calabria e vale per la Sardegna. Se lo Stato con la visione centralista e statalista decide tutto lui, a Roma lo Stato esplode. Se noi saremo in grado di arrivare al governo e liberare le bellissime diversità e potenzialità che popolano l'Italia, noi facciamo il miracolo e l'Italia, la Germania, la saluta e la supera, perché noi non abbiamo niente da invidiare a nessun altro popolo. Noi non siamo come la Grecia. Se avessimo qualche ministro con le palle che viene a Bruxelles, altro che i pescatori a cui viene spiegato da un cretino in ufficio a Bruxelles quanto deve essere maglia larga la maglia della rete da pesca a Genova o a Palermo, perché stanno cercando di strozzarvi, strozzarci, quello che è piccolo loro lo odiano, loro vogliono il grande, l'unico, la moneta unica, il pensiero unico, il pesce unico, il latte unico, la musica, anche sti buio pesto che cantano in genovese, ma basta, ha rotto le palle, facciamo tutto in inglese, perché le lingue locali non ci piacciono. Cos'è sta roba vecchia? Cos'è? Com'è possibile che ci sia uno che ha scritto un'opera d'arte come Creusa de Mar? Basta, traducetelo in inglese, perché ci vuole la lingua unica, la musica unica. E il dramma è che i fenomeni cosiddetti di sinistra che manifestano contro la Lega perché siamo fascisti sono i primi difensori del pensiero unico, della dittatura che ci stanno preparando senza che nessuno se ne accorga. Qualcuno lo vada a spiegare a quei poveretti là che la resistenza oggi è qua dentro. Quelli che resistono per lasciare ai loro figli una terra libera sono qua dentro, non sono là fuori. Non voglio morire di pensiero unico, di cibo unico, di moneta unica. Adoro le differenze, voglio le differenze. E vado a chiudere, ma la differenza non significa diritto di rompere le palle al prossimo. La differenza non è vivere in un campo rom alle spalle del resto della comunità. Quella non è la differenza. Se Edoardo Rixi sarà governatore della Liguria dopo 3 mesi, non voglio più un campo rom da vedere neanche col binocolo. Ma neanche col binocolo. Diritti e doveri uguali per tutti. Diritti e doveri uguali per tutti. Questo è. Questo è. E quindi vi ringrazio, perché io in questi 60 giorni ovviamente sarò in Veneto, sarò in Toscana, sarò in Umbria, sarò nelle Marche, però sarò tutti i giorni, almeno per qualche ora al giorno, un po' anche ligure. Perché questa non è solo una battaglia ligure. In Liguria non combatterete una battaglia locale. È giusto parlare... No, poi perdo il filo. Già sono rimbambito, poi perdo il filo. Stavo preparando il gran finale. Quindi... Scherzo. Prego, comizio interattivo.
Dov'è il giornalista del secolo? Sarà fatto, no. Va bene. Messaggio. Le proveremo tutte. Magari per ricordarvelo, noi faremo volantini, giornalini, manifesti con i soldi che abbiamo a disposizione, perché non abbiamo le coop o Mafia Capitale che ci aiuta, evidentemente. Però andate in giro in questi 60 giorni, non è una cosa moderata, però Matteo Rosso, Armando Siri, Edoardo Rixi, andate in giro con dei palloncini di gomma in tasca, e quando ne trovate uno che vuole votare Paita, lo riempite d'acqua, gli fate il gavettone e gli ricordate che lei è assessore alla difesa del suolo, così almeno magari arriva a capire. Chiudo dicendo che quella per liberare le energie di Genova e della Liguria non è una battaglia genovese o ligure, perché Renzi in questo momento si sente imperatore. Renzi in questo momento dispone della vita e della morte di 60 milioni di sudditi in Italia, ma se gli portate via il suo giocattolino ligure, il suo serbatoio di coop, di sindacati, di consenso, e liberiamo il merito, liberiamo l'energia positiva, riportiamo i giovani invece di mandarli da un'altra parte, è una partita nazionale. Se Edoardo Rixi diventa governatore della Liguria, è importante cambiare la qualità degli ospedali, dei pronto soccorso, migliorare l'efficienza dei treni, ripulire le strade, sostenere le aziende agricole, rilanciare il salone nautico. Tutte queste cose sono importanti. Però se voi vincete in Liguria, Renzi un'ora dopo va a casa e si dimette, e noi andiamo a votare, e noi andiamo a governare tutta l'Italia. Quindi voi avete sulle spalle una responsabilità enorme che non è solo ligure, perché questo è l'esempio dello strapotere di sinistra, dove puoi fare, disfare tutte le peggiori porcherie, ma tanto sei tranquillo perché qua il voto è mio, il voto è clientelare. Dimostriamo che la Liguria pensa e soprattutto sogna. La Liguria pensa e la Liguria sogna. Vogliamo solo poter lavorare. Io vi ringrazio perché ci metto tutta l'energia possibile e immaginabile, e sale come queste mi danno la voglia di alzarmi alle 6 della mattina e di andare a letto alle 2 di notte per dare un futuro ai nostri figli, non per noi che abbiamo fatto e avuto tanto, ma se voi ci credete, noi liberiamo le energie pulite di questa terra e diamo un futuro migliore ai nostri figli.